Questo vale per tutti, non solo per quelli che hanno problemi con il proprio matrimonio. Uno potrebbe avere tutte le carte in regola, precedente matrimonio annullato, nuovo matrimonio in chiesa, magari con tanto di organo e di fiori, e tuttavia comunicarsi per la propria condanna. Perché mai si è veramente pentito, mai si è messo sotto il giudizio di Dio, mai si è assunto la propria parte di responsabilità nel fallimento del primo matrimonio, ma ha fatto ricadere la colpa sempre sul coniuge, magari anche denigrandolo. Mai ha riflettuto la sofferenza e il danno arrecato ai figli. E ce ne sono di questi casi, ce ne sono. E dal momento che ho nominato i figli, permettetemi, cari padri, fratelli, di condividere con voi una grande tristezza con il cuore che probabilmente è anche la vostra. Se c'è una categoria di persone verso cui siamo oggi senza misericordia, sono i bambini. Se Gesù proclamasse di nuovo la sua lista di opere di misericordia, penso che aggiungerebbe: ero bambino e vi siete preoccupati di me. Ricordo che Papa Francesco in un discorso invitava i genitori che litigano, si offendono e si minacciano a pensare che forse in un'altra parte della casa c'è il loro bambino o la loro bambina che piange spaventata. Se il mondo dello spettacolo, della televisione, riflette la società reale, purtroppo la riflette. Guardiamo che cosa sono ridotti i bambini nelle fiction che passano sui nostri teleschermi. Sono testimoni muti e impotenti dei capricci dei loro genitori, privati ora del proprio padre, ora della propria madre, costretti ad accettare un padre o una madre non loro. Privare un bimbo del padre o della madre significa come tagliare una delle due ali a un uccello. Non potrà più volare. Lo so che ci sono casi in cui questa scelta è inevitabile per il bene stesso del bambino, ma questo è tutto un altro problema. Nei film tutto questo è addolcito, presentato come normale. Se non stiamo attenti, finiamo anche noi per parteggiare con gli adulti che hanno diritto, poverini, a pensare alla loro felicità, dimenticando del tutto le sofferenze terribili dei bambini, la lacerazione profonda e insanabile che avviene dentro di loro. Viviamo in un mondo che imbottisce i bambini di cose, telefonini, super. Ma spesso li priva della cosa più importante, dell'amore, l'affetto del papà e della mamma. Tanto più quindi meritano appoggio, sostegno e lode da parte della Chiesa, quei tanti genitori per i quali i figli sono la cosa più preziosa, che si sacrificano, che fanno rinunciare noi religiosi preti e religiosi che poi ci sogniamo per i figli. Terminiamo questo discorso sulla misericordia della Chiesa tornando per un momento, se non siete stanchi, un po' come quello di cielo, pensando un po' all'atteggiamento di Gesù nel Vangelo così in genere. Rievochiamo Zaccheo, la tra Matteo, la peccatrice, la Samaritana. Cosa ci dice nell'insieme questo atteggiamento di Gesù che rimane sempre il paradigma? Paradigma. Ci dice che un vero cambiamento del cuore avrà luogo soltanto se la persona avrà scoperto di essere amata per se stessa, di essere preziosa agli occhi di Dio, che non cesserà mai di amarli. Questo è il compito più bello della Chiesa, è il modo migliore di predicare la misericordia, convincere le persone che sono amate da Dio individualmente. Dio, ho letto da qualche parte, è grande in tutto eccetto che in aritmetica, perché sa contare solo fino a uno.
quel mondo sono io e uno di voi. Ognuno siamo unici. Allora Gesù va incontro ai peccatori e agli individui che si trovano in condizioni contrarie alla legge. Non alza barriere, non pone condizioni che sa già che non potranno adempiere. Chiede loro da bere, si autoinvita alla loro mensa. Solo in seguito arriverà a rivelare loro a poco le esigenze dell'amore che comportano anche dei cambiamenti. Vai, non peccare più, dice la Bibbia. Nel suo discorso ai partecipanti al corso sul processo matrimoniale, tenuto nella Sala Clementina sabato scorso, il 25 febbraio, Papa Francesco raccomandava queste cose che qui sono raccomandate anche a noi. Fatevi prossimi con lo stile proprio del Vangelo nell'incontro e nell'accoglienza di quei giovani che preferiscono convivere senza sposarsi. Essi sul piano spirituale e morale sono tra i poveri e i piccoli, verso i quali la Chiesa, sulle orme del suo Maestro e Signore, vuole essere madre, che non abbandona ma che si avvicina e prende cura. Anche queste persone sono amate dal cuore di Cristo. Abbiate verso di loro uno sguardo di tenerezza e di compassione. Questa cura degli ultimi, proprio perché emana dal Vangelo, è parte essenziale della vostra opera di promozione e difesa del sacramento del matrimonio. La parrocchia è infatti il luogo per antonomasia della Salus Animarum. Fin qui la citazione delle parole del Papa. È lecito dunque sognare con Papa Francesco una Chiesa che ridiventi più esplicitamente e più coraggiosamente evangelica, sulle orme di Cristo, senza paura di mostrarsi al fianco dei poveri e dei peccatori, quando questa vicinanza evidentemente non è connivenza. Senza timore di non essere sempre capita. Io ricordo sempre che durante una delle sue prediche a Giovanni Paolo II, dovrebbe dire San Giovanni Paolo II, però io vi confesso che dopo 25 anni ho avuto a che fare con questa gigantesca personalità, ancora mi è difficile di chiamarlo santo, lo vedo così immediatamente davanti a me per quello che faceva dopo le predica. Dunque, durante l'esercizio spirituale a San Giovanni Paolo II, il cardinale Van Tuan, vietnamita, conosciamo, eroe della fede, ma martire, c'è il processo di beatificazione infatti. In una delle sue prediche disse queste parole che acquistano un significato particolare, le ascoltate oggi dopo tutto questo. Sogno una Chiesa che sia una porta santa sempre aperta, che abbraccia tutti piena di compassione, che comprenda le angosce e le sofferenze dell'umanità, che protegge, consola, guida ogni creatura umana alla tenerezza del Padre. Ultimo punto, la misericordia degli sposati tra di loro. Abbiamo parlato della misericordia di Dio verso l'umanità, che è la sorgente di tutto, la misericordia della Chiesa verso le persone, soprattutto quelle più bisognose. Adesso parliamo un po' anche perché noi dovremmo ricordare queste cose ai coniugi, che devono avere misericordia anche l'uno dell'altro. La misericordia è l'unica cosa che può salvare oggi il matrimonio. Avviene nel matrimonio qualcosa di simile a quello che abbiamo visto è avvenuto nei rapporti tra Dio e l'umanità, che non per nulla viene simboleggiata con l'immagine del matrimonio. All'inizio dicevamo, in Dio c'è l'amore, non c'è la misericordia. Questo interviene in seguito dopo la ribellione umana. E così avviene anche nel matrimonio. All'inizio non c'è tra marito e moglie la misericordia, c'è l'amore, un amore giustamente appassionato, non ci si sposa per misericordia, vero? Ma poi col passare del tempo emergono i limiti reciproci, i problemi di salute, di finanze, interviene la routine, giusto?
vampiro lo chiamava Kierkegaard, che succhia il sangue, l'abitudine, la routine, un vampiro che succhia il sangue e nello stesso tempo inietta un liquore soporifero che fa tormentare ancora di più la vita, ma sì che la svuota. Ecco, questa fa l'abitudine, ma non solo per i sposati, anche per noi religiosi. Quello che può salvare un matrimonio dallo scivolare in una china senza risalita è la misericordia. Ma intesa nel senso pieno della Bibbia, che non è solo perdono dei peccati, è anche compassione, tenerezza, immedesimazione. San Paolo dava queste raccomandazioni che valgono in modo speciale per i coniugi. Rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi dell'altro. All'eros, l'amore erotico, si dovrebbe aggiungere tra marito e moglie l'agape, l'amore di dedizione, senza tuttavia che vada smarrito il primo che ci dovrebbe essere sempre tra i giovani. L'eros, l'attrazione. Se all'inizio dell'innamoramento amarsi significa guardarsi l'altro, e questo è tipico che passerebbero gli innamorati veri, passerebbero tutto il tempo a guardarsi l'altro. In seguito amarsi non significa più guardarsi l'altro, significa guardare insieme nella stessa direzione. E questa direzione può essere soprattutto pregare insieme, sentendo la benedizione di Dio su di loro. Il matrimonio oggi risente della terribile mentalità dell'usa e getta, che non viene praticato solo con i rasoi, le siringhe, ma è diventato un elemento della cultura. Non si riparano più gli apparecchi, gli strumenti, perché costa più ripararli che comprarli nuovi, vero? Quindi oggi tutto va all'insegna dell'usa e getta, si vuole una cosa nuova, sempre. Applicata al matrimonio, questa mentalità risulta errata e micidiale. Il matrimonio appartiene all'ambito della vita, la vita non si mantiene sotto dentro una palla di vetro, la vita è esposta agli agenti e sviluppa gli anticorpi per reagire, difendersi e cresce la vita in questa lotta. Anche il matrimonio dovrebbe essere in grado di produrre i propri anticorpi. Che cosa suggerire ai coniugi che vorrebbero tentare questa strada? E ce ne sono. Il continuo rinnovamento anziché il cambiare parte. Una cosa semplicissima bisognerebbe raccomandare loro. Una cosa in cui erano specialiste le nostre mamme e le nostre nonne. Il rammento. Alla mentalità dell'usa e getta bisogna sostituire la mentalità dell'usa e rammenta. E non c'è bisogno di spiegare cosa vuol dire nel matrimonio rammentare. Significa ricucire subito gli strappi, non far tramontare il sole sopra la propria ira, direbbe San Paolo. Io ho sentito questo detto, non so se è anche popolare nel Marche: l'amore non è bello se non è. Ah, lo sapete anche voi, vero? Questo è un detto molto pericoloso, perché può essere giusto se i litigi si riparano subito, vero, la sera stessa, ma se cominciano ad accumularsi finiscono per creare un muro. Bisogna ricordare ai coniugi di non permettere che l'orgoglio e il puntiglio inseriscano un muro tra di loro. Se c'è un argomento di cui vi consiglio di parlare ai coniugi è quello dell'umiltà, perché il vero nemico del matrimonio è l'orgoglio, il puntiglio, soprattutto degli uomini. Qualche volta io ho detto, vedete, il matrimonio nasce nell'umiltà e non si mantiene vivo se non nell'umiltà. In che senso il matrimonio nasce dall'umiltà? Cosa faceva specialmente un tempo quando, secondo il rituale, il ragazzo si inginocchiava a chiedere la mano della fidanzata? Cosa faceva?
faceva l'atto di umiltà più radicale della sua vita. Si faceva mendicante e diceva: io non mi basto, ho bisogno di te. Il matrimonio nasce, è Dio che l'ha voluto così, è Dio che l'ha voluto così. E Claudel, il poeta Claudel, dà una spiegazione della creazione del maschio e femmina della coppia umana molto, molto profonda. Dice: l'uomo, nel essere orgoglioso, non c'è altro modo di far uscire da se stesso, al proprio guscio, che quello della legge dell'altro sesso, e che lo attira verso l'altro sesso, ma poi dietro l'altro sesso c'è l'altro che è il prossimo, e dietro l'altro del prossimo c'è l'altro con la lettera maiuscola, che è Dio. Quindi se la religione, come diceva un grande filosofo come Schleiermacher, è il sentimento di dipendenza, allora la sessualità umana è la prima scuola di religione. Ecco perché poi bisogna coltivare questo bisogno l'uno dell'altro, perché sposati si dimentica che si è avuto bisogno l'uno dell'altro, e l'orgoglio fa i disastri. Alle volte basta un gesto. Io ho avuto un esempio di questo. Nel luogo dove mi trovo, dico la messa la domenica soltanto per un gruppo di persone, e sapevo che c'erano due coniugi in grande difficoltà, anzi con propositi di divorzio, e assistevano alla messa in due angoli opposti della chiesa. Non ricordo che abbiamo parlato in omelia, ma certamente dell'amore di Dio, della riconciliazione. Al momento della pace abbiamo assistito tutti a una scena che ci ha impressionati. Dall'angolo dove si trovava il marito, attraversando tutta la piccola chiesa, è andata a dare la mano alla moglie. E da quel giorno li vedo sempre tutti e due insieme nello stesso banco. È importante far capire ai coniugi che in questo lavorio il matrimonio non si sciupa, ma cresce, e l'amore diventa più puro. E non posso non nominare, carissimi padri e fratelli, che c'è uno specialista in questo, c'è uno specialista che è lo Spirito Santo. Oggi nella Chiesa circola in modo speciale la grazia dello Spirito Santo. Io ho visto dei matrimoni rinnovati, delle ossa aride che sono risuscitate per un soffio dello Spirito Santo. Potrei raccontarvelo, ma non voglio tirare per le lunghe. Quindi non omettete di dire, di esortare i coniugi a fare affidamento sull'amore, lo Spirito Santo, la fonte d'amore che può riaccendere la fiammella spenta tra di loro. Gesù fece il primo miracolo a Cana di Galilea, cambiò l'acqua in vino. E vuol fare lo stesso miracolo nel matrimonio di tanti cristiani, cambiare l'acqua della routine, della freddezza, nel vino nuovo. Lo può fare? L'ha fatto. Termino. Le discussioni in atto sul matrimonio, la famiglia, sono costrette per necessità a ruotare quasi sempre intorno ai problemi e alle disfunzioni. Sarebbe però un grave errore pastorale insistere solo su di esse e non fare anche risplendere davanti allo sguardo dei fidanzati e degli sposi l'ideale cristiano del matrimonio in tutta la sua bellezza e suo splendore. Ascoltiamo, è l'ultima cosa che vi chiedo di ascoltare, come in un libro indirizzato alla moglie, intitolata Ad Uxorem, un famoso convertito nei primi secoli della Chiesa, Tertulliano, descrive questo ideale del matrimonio fra credenti. Il quadro ci può sembrare un po' idealizzato, ma con i tempi che corrono un po' di idealismo forse non è fuori posto. Tra l'altro, le parole di questo uomo, di questo marito, aiutano a misurare che cosa in questo campo la grazia aggiunge alla natura. Grazie del sacramento. Sentite. Chi mai sarà all'altezza di descrivere la felicità di un matrimonio che la Chiesa consacra, l'Eucaristia conferma, la benedizione sigilla, gli angeli acclamano e che il Padre Celeste approva? Com'è bello il gioco che unisce quei credenti che hanno un'unica speranza, uno stesso desiderio,
una medesima regola di vita, una stessa volontà di servizio. Nessuna separazione tra di loro, né di carne né di spirito. Sono veramente due in una carne sola. Ma dove c'è una carne sola, c'è anche un solo spirito. Insieme pregano, si istruiscono a vicenda si esortano e si sostengono, insieme alla Chiesa di Dio, insieme alla mensa del Signore, insieme nelle difficoltà e nelle persecuzioni, insieme anche nella gioia. Nessuno dei due si nasconde all'altro, nessuno dei due evita l'altro, nessuno dei due è gravoso all'altro. Non c'è bisogno di farsi furtivamente il segno della croce, perché in quel tempo di persecuzione era pericoloso farsi il segno della croce. A vedere e sentire queste cose Cristo ne gode e manda ad essi la sua pace. Dove sono i due, lì c'è anche lui, e dove c'è lui non entra il maligno. Ed è il caso proprio di concludere, così sia.